Si è svolto questa mattina, qui presso la Certosa di Padula, un convegno organizzato dall'associazione Daphne Futura e con il patrocinio morale del Parco Nazionale del Cilento Albunia Valodigliano e dell'Ordine degli Avvocati di Lago Negro. L'argomento del convegno è il cosiddetto durante e dopo di noi, la sua tutela e la sua curatela. Ospiti importanti ne hanno parlato, ascoltiamo appunto le interviste. È stata approvata il 14 di giugno e questa legge sul dopo di noi, il DDL 2232. Questa è una normativa importantissima perché prevede delle misure di sostegno ai soggetti affetti da disabilità grave che rimangono senza il sostegno dei familiari oppure dopo la morte dei genitori. È previsto un fondo economico proprio per tutelare questi soggetti con contributi pubblici e privati, e inoltre sono previste tutta una serie di agevolazioni fiscali per coloro che aiutano proprio che questi soggetti disabili. È importantissimo in questa fase fare una campagna non solo di formazione degli operatori, ma anche di informazioni dei cittadini, perché è importante che questa legge venga applicata e soprattutto ne possano usufruire le persone che ne hanno più bisogno e non hanno alcun sostegno. Il cosiddetto durante e dopo di noi in realtà è un'occasione che si è materializzata in questi giorni, l'approvazione della legge del 14 giugno, quindi pochi giorni fa, e è calata in un contesto nel quale si parla di amministrazione di sostegno, ecco, questo non dimentichiamo, amministrazione di sostegno che naturalmente ha la sua importanza anche in relazione al dopo di noi. Una buona legge per una cosa fondamentale, perché esalta la volontà della persona. Quindi in questa legge ci sono un paio di passaggi nei quali viene affermata l'importanza della volontà della persona disabile e anche naturalmente quella dei suoi familiari nella individuazione e nella relativa realizzazione del cosiddetto progetto di vita individuale, che significa no alla istituzionalizzazione quando non ci saranno più i genitori, quindi no al ricovero in struttura, sì, possibilmente ovviamente nei limiti in cui la persona non ce la faccia davvero più, ma sì invece a tutti i costi o al mantenimento della persona a casa o ancora meglio, dico io, nell'inserimento in appartamenti famiglia o case famiglia. Una riflessione su un istituto che sta avendo un'enorme diffusione in Italia, è diventato, ha soppiantato praticamente quelli tradizionali di tutela e curatela. È un istituto che tra l'altro penso funzioni molto bene, perché ecco, appunto sostiene la persona bisognosa di un supporto, ma non lo priva della capacità di agire, e quindi è molto più elastico, molto più, diciamo, vicino alle esigenze poi della persona che si vuole aiutare. Per la nostra esperienza in questo tribunale, il rapporto tra interdizioni e amministratori di sostegno è 1 a 20, 1 a 25, per dire quanto gli stessi giudici poi preferiscano adottare provvedimenti di questo genere piuttosto che quello molto più invasivo dell'interdizione.